Signori, bentornati carissimi nel canale dello Zio Marut. Finalmente dopo una piccola pausa, dove sono stato parecchio male, torniamo sul nostro amatissimo Gwent. E soprattutto sono già diversi giorni che ho ricominciato a fare le live, ma da oggi ricominceremo anche sul canale YouTube a pieno regime. Signori, a pieno regime, ci saranno tante news e novità nelle settimane future, quindi state super sintonizzati. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei social, ma soprattutto il link al mio canale Twitch, che vi invito a seguire tutte le sere. Siamo live a partire dalle 9:30 in poi, e anche per fare domande più specifiche nel vostro, posso seguirvi meglio sicuramente rispetto a magari quando mi fate una domanda o su YouTube o su qualsiasi altro social. Quindi vi invito caldamente a partecipare alle live, ma anche al gruppo Telegram, che trovate sempre il link di invito in descrizione, dove potete parlare con i Nipponites, con tutta la community dello zio, ma soprattutto anche con me stesso, cioè con me, direttamente. Ma bando alle ciance, veniamo al mazzo e la videoguida di oggi. Signori, è tornata una delle mie carte preferite, uno dei miei archetipi preferiti di sempre. Proprio lui, in questa versione imbattuto, il mazzo è imbattuto, e quindi oggi nel video YouTube cercheremo in tutti i modi di mantenere l'imbattibilità, e perché perderemo proprio entrambe le partite. Ma sto parlando di Heist Warrior, proprio lui. Vampata di gloria ritorna, Fugusa, signore, inutile girarci intorno, ha riportato in meta qualsiasi archetipo Skellige, e questo è uno di quegli archetipi che ne ha giovato tantissimo. In questa versione super solida, io ho fatto una build mista tra il discard e il warrior classico, perché come potete ben vedere ho deciso di rinunciare ad Harald per giocare Aquila Sanguinaria e avere la certezza di pescare East. East è una di quelle carte che non possiamo missare assolutamente. Quindi tra il pacchetto discard che ci permette di ciclare molto bene il mazzo e Aquila Sanguinaria, Non dovremmo missare East. Il mazzo ha delle rimozioni interessanti come Mordquark, che può essere rigiocato. Praticamente al di fuori di East, con Fucusia possiamo rigiocare tutte le carte del mazzo, e questa cosa è una figata pazzesca, perché ci permette di investire tranquillamente una di queste carte, quindi Mordquark nel caso ci dovesse servire un doppio ripristina, Hjalmar nel caso in cui ci dovesse servire una doppia torre removal, senza assolutamente preoccuparci del fatto che possiamo rigiocarle anche magari nel round decisivo. Birn e Coral quindi ormai sempre presenti. Purtroppo è un pacchetto high growl. Chi ha seguito le mie live sa quanto mi sono lamentato dell'high growl di queste carte, che spostano tantissimo del fatto se le peschi o non le peschi. Però diciamo che con Aquila Sanguinaria sono riuscito in questo mazzo. Abbiamo anche Vapor, cioè missare con questo mazzo è praticamente quasi impossibile, ed è veramente un mazzo molto solido. Skjordal è una carta che ancora oggi, nonostante il power creep, può dire la sua. Soprattutto rigiocato con Fucussia, può giocare per 10, 14 più 2 turni di rain, può giocare per 18 e fare una rimozione da 5 o anche da 6. Fortissimo. Sono riuscito ad inserire ovviamente Yutta e ovviamente il signor Gremist. Gremist e Skjall a 6 provision adesso sono due carte molto interessanti. Skjall è un target ulteriore per East nel caso in cui avessimo malagoratamente pescato Yutta. Possiamo usare Skjall, ma anche per fare reach quando vi serviranno 10 punti per vincere il round, magari l'avversario dice oddio 10 punti, come fa un warrior a fare 10 punti? Skjall diretto. Skjall diretto, infatti addirittura ha tolto gli spadoni in questo mazzo. C'è il Witcher dell'Orso. Skjall che può essere anche preso direttamente d'Aquila, quindi addirittura con Aquila potete fare 12 punti di reach senza aver bisogno neanche della sete di sangue. Fate Aquila, 2 danni di Skjall, 12 punti a round 1. 12 punti a round 1 sono ottimi per l'archetipo Warrior. Ho deciso di non mettere le barche, o meglio, di non mettere le barche quella 5, perché Nilfgaard con gli illusionisti ci massacrerebbe. Quindi meglio mettere degli engine non troppo forti, anche in ottica Nilfgaard, quindi comunque il Bearwitcher, che è un altro target buono per Hjalmar. Preferisco il Drummond Berserker, che è un altro target di Aquila.
Doppio taglio sventrante. Mi raccomando, occhio al buon Vibeorn. Vibeorn ha tre incursioni nel mazzo e mi serve assolutamente per pescare Aquila. Però occhio a non briccarlo. La parte figa del discard è che se briccate qualche carta ve la potete scartare. Quindi comunque abbiamo tre pescate tra Coralle e Birna e una di Bardo e volendo una anche di East. Quindi insomma il modo per scartare ce l'abbiamo. L'Email Lanciera non è per niente male perché adesso è una 6x4 di base quando entra in gioco e d'Aquila Sanguinaria può farvi chiudere anche una kill su una 4. Quindi potete fare Aquila su una 2, l'Email Lanciera dal mazzo e chiude la kill. Quindi l'Email Lanciera è sicuramente una carta solida, la Dimula Leggera ci può settare le sete di sangue. Doppio Tuirse Guerriero per il discard e doppio Brockwar. Questo è alquanto il mazzo. Si possono fare dei cambi? Sì, dipende da quello che trovate. Sicuramente il fatto che siamo un mazzo devotion e dobbiamo giocare per forza la devotion per East, perché la parte più forte di East è la devozione, non è sicuramente lo schieramento che non sempre riusciremo ad attivare, ci costringe a non avere rimozioni dal cimitero. Però questo è uno di quei mazzi, East è una di quelle giocate, una di quelle tempo play che nei mesi è rimasta forte. Non è stata power creepata e può vincere veramente intere partite da solo nel round decisivo. Quindi tenetevi stretto la combo con East. Il resto del mazzo è tutto investibile. Quindi potete investire Coral, potete investire Birna per vincere un round. L'importante è che arriva dal round decisivo con East. Questo è il gameplay del mazzo. E vi dirò che a differenza di Raffica, che un pochino mi ha deluso perché con quel leader con i ping casuali, la rain con il danno casuale, spesso e volentieri mi sono ritrovato a perdere delle partite senza un senso assolutamente logico. Ero arrivato al picco questo mazzo, poi purtroppo in live, per chi segue il live lo sa, gioco mazzi completamente meme e mi ritrovo a perdere MMR in queste season non competitive. Fatene tesoro. Approfittate di questo momento in cui mi vedete giocare mazzi meme in live perché da gennaio che rinizia il competitivo non mi vedrete più toccare manco mezzo mazzo meme e io penso anche già da dicembre perché poi mi sono rotto le balle. Nilfgaard, proprio l'abbiamo chiamato così. In realtà Nilfgaard secondo me non è un matchup negativo perché non riesce a sfruttare così bene i nostri engine se noi non gli diamo le spie dovute. Se noi non gli diamo spiegate. Yuta ovviamente va nel mazzo. Coral, gracias, sei arrivata. Abbiamo Viper per prendere Aquila. Morkvar che è importante pescarlo perché non è più un guerriero, non possiamo tutorarlo. Questa potrebbe anche essere la nostra proattiva. Però forse Yalmar lo rimetto dentro. Difficile che voglio giocare Yalmar a round 1. Preferisco fare una roba di questo tipo. Ok, abbiamo pescato un ottimo pacchetto discard. La Dimona Leggera è una carta con cui possiamo iniziare tranquillamente. A 4 prov è una signora carta che non mi dispiace affatto. L'avversario sta già decidendo e sta partendo di artefice. A meno che non è qualche mazzo che deve fare qualche angheria particolare. Possiamo mettere Brockwar e iniziare a pingare a destra e a sinistra. In ottica che abbiamo Coral in mano, Coral fa due danni casuali sulla board nemica ogni volta che scartiamo. Sarebbe inutile pingare su un assassino mago e portarla a uno. Meglio tenermi dei target che hanno almeno due di vita. Ok. Informatrice. Everyone has their secrets. Su di lui. Everyone. Ok. Qui la giocata da fare è questa per cercare di non perdere più punti perché io voglio andare a fare Coral. Me li setto tutti a due, in questo modo Coral non può perdere punti perché se avessi pingato due volte sullo stesso bersaglio a tre avrei rischiato di perdere un punto. So benissimo che con questa giocata il mio mister avversario. Ecco i primi due danni. Andiamo a pescare e attivare il vantaggio. Dico Fufus, benvenuta cara. Ho ancora Birna in mano. Però ci sta a scartare Morkvar. Ok, questi sono punti. Questi sono punti. Abbiamo ancora un'altra carta del discard. La parte figa, intanto il nostro avversario è il classico Nilfgaard player.
pescato per artefice di Red Gon, quindi riesce comunque a starci dietro in una maniera incredibile. Allora, quanto possiamo giocare dal mazzo? Potrei giocare l'Aquila Sanguinaria per fare melancera. Io lui non glielo vorrei dare nel cimitero, vi dico la verità. Quindi probabilmente faccio prima Brockwar e ammazzo il suo di Brockwar. What is it? Quindi questo Brockwar lo ammazziamo. Questa ce la teniamo. E possiamo tranquillamente investire per vincere questo round Vabjorn e Skjall. Ora vediamo l'avversario se ha anche lingua. Solitamente Nilfgaard di round 1 vuole tinnare il proprio mazzo. Forse mettere spia su Coral potrebbe essere una giocata figa. Invece no, l'avversario decide di passare adesso senza mettere spia su Coral. Questo ci va bene. Quando giocate contro Nilfgaard contate sempre il numero di spie che riesce a mettere, che solitamente sono due di torturatrice e una di casuale, quella di del signor, vediamo se mi viene il nome, non mi viene, di Ferkart. Ok, io devo fare una piccola pushata. Tecnicamente ho messato solo una gold per ora. Io una piccola pushata la farei. Andiamo di Skjall. I fear nothing. Skjall più che altro perché voglio mettermi in 10 punti nel cimitero per sparare con Hjalmar. Ho pescato Aquila nel frattempo, non me ne ero accorto. Quindi al momento prende un taglio. Mister Open sta cercando di mettere più carte possibili nel suo cimitero. Non ci vuole spoilerare spari. In alternativa, sapete cosa si potrebbe mettere al posto di Vagor? Pure che non è brutto. Al posto di Vagor si potrebbe mettere anche Ercalcol. Allora, vogliamo andare al round lungo contro Nilfgaard per vedere come ce la caviamo e fare un piccolo test. In teoria, East in un round corto vince sempre questo matchup. Però qui devo dire che non è brutto, cioè qua non è brutto fare Skjordal, a me non dispiace fare Skjordal qui. E potrei riuscire anche a ammazzare Ferkart, a me pushare non dispiace, raga. Pushare non dispiace. Adesso Aquila è stata cambiata, quindi riesce a settarmi la sede di sangue 3 sul colpo. E infatti, come vedete, mi va a prendere Skjordal. Skjordal va a chiudere la kill qua, questa giocata è troppo pulita e mi gioco un 50-50 di risolvere Ferkart, perché spareremo proprio sulla Dwyer se c'è stato. No! Bravo Marut, questa è la tecnica, antica tecnica del pianto, importantissima. L'avversario adesso sta decidendo, si è agitato con un illusionista. Ok, è un Brockwar, piano piano sta cercando di ammazzarmi quel bellissimo Skjall. Io penso che possiamo ammazzare l'illusionista per non dargli un tartufo troppo gigante. Continuare a tinnare il mazzo allo stesso tempo. Maga torturatrice su Skjall. E lui qua, lui si setta il colpo di grazia. Colpo di grazia su Skjall sono 15 punti. Forse qui passiamo. Ci prendiamo le ultime pescate. Lui qua andrà con colpo di grazia su Skjall, abbastanza easy. Ci sta. Skjall morirà, entreranno 10 punti per lui.
E andremo a round lungo. Fondamentalmente non è che gli abbiamo preso granché. Non è che gli abbiamo preso granché. Perché gli abbiamo fatto tirare Verkart. Però una pushatina ci stava, perché magari potevamo prendergli qualcosa di bello. Queste carte pescate neanche mi dispiacciono. Aquila sanguinaria, ci prenderà Hjalmar. Ci prenderà Hjalmar. Ok. Io penso che questa mano vada bene. Fucussia la possiamo fare su Skjordal, quello è il motivo per cui anche l'ho ammazzato. Gremis potrebbe togliere un colpo di grazia, comunque un tag spia. Che non è male. Direi che sta mano va bene così. Birnam ci andrà a fare 10 punti qui. Round a 8 carte, vediamo, vediamo, vediamo. Al momento le sue spie sono Skjall, quindi lui con Terranova potrebbe fare 15 punti di Terranova. Questo penso che sia il Tartufo. Artorius Figo, vediamo cosa esce. Va a potenziarlo. Ok, quello potrebbe tranquillamente essere il nostro target di Morkorg. Oppure il nostro target di Hjalmar, che al momento spara 10. Sono tentato dal pescare due Cobirna. Sono tentato. E vediamo se briccherò qualcosa tipo Yutta. In alternativa potrei giocare Ista adesso. Lui probabilmente non è il devoto perché giocherà il Tartufo. Ista adesso quanto... Vabbè. Andiamo di Birna. Sperando di non pescare Yutta. Abbiamo pescato Hjalmar. Posso scartare lui. Scartare il bardo. Va benissimo. Va benissimo. Quindi abbiamo Yutta da prendere con il nostro East, e lei da prendere con il nostro, con la nostra Aquila sanguinaria. Cercare di dargli meno target bronzo possibili, anche per non dare un Bradance troppo forte. Il Bear Witcher forse anche teoricamente lo potevo rimettere nel mazzo. Non è il massimo. Anche noi volendo potremmo fare anche potremmo rigiocare Vapor. Possiamo rigiocare tutto con Fucus. È terribilmente forte. Sparo 4. Ci ammazza una 4. Va benissimo. Questo è troppo pulito per non farlo. Uno Hjalmar pulitissimo su Skjall. Sacca. Questi sono 13 punti di Hjalmar Uncrate. E teniamo la board pulita come piace a noi Skellige Warrior. Perché a noi piace tenere la board pulita. Questo ce lo immaginavamo. E anche il suo Hjalmar è molto grosso. Penso di andare a fare danno su lei. 3, 4, 5, 6. Ancora non andiamo in adrenalina, quindi non posso chiudere la kill. L'alternativa è fare Fucussia per Skjordal. Il problema di questa giocata che non mi piace è che vado a perdere i punti della Rain. C'è un'altra carta che mette spia. Una volta che gli ho fatto mettere tutte le spie, forse potrei anche fare Gremist. In realtà questo non ha troppo senso, perché lui lo può fare colpo di grazia direttamente lì. Però ci può stare. Pure attivo Gremist senza attivarlo. Cioè metto Gremist senza attivarlo. Tanto è inutile togliere la spia da Hjalmar, perché colpo di grazia lo può fare con i 3 danni. Magari lo invoglio attivarlo adesso. Se mi gioca l'altra carta che dà spia, posso tirare Fucussia. Vediamo. Arriva Bradens. Bradens con un più. È questo che volevo forzare io a far fare a lui. Cioè, non dandogli delle unità bronzo, quindi aspettando il più possibile a tirare Bear Witcher,
Costringerò a giocare emissario su Bradens. Questo mi dà una value bella grossa su Morkvarg. Qui, secondo me, Skjordal è troppo pulito. Fucusia, ricordatevi sempre di metterla sulla fila opposta dove volete mettere la Rein. Quindi non sarà importante dove metteremo Skjordal, ma sarà importante dove mettiamo Fucusia, cioè per far finire la Rein dietro. Dobbiamo mettere Fucusia dietro. Skjordal comunque prende veterano. Perderemo qualche punto di pioggia, ma Bradens ci saluta. Salutiamo Bradens. Lui qua probabilmente avrà un'altra carta che mette spia. Teoricamente le due carte dovrebbero essere Colpo di Grazia, Invocation, Terranova, Lidia. Una roba di... Cioè, queste quattro carte dovrebbe avere lui in teoria. Oppure forse potrebbe essere uno di quelli che gioca a giochi, non lo so. Tartufo, cioè ci sono ancora carte che potrebbe avere, però c'ha 7 carte nel mazzo. Come vedete noi invece abbiamo tinnato a 4 e tinneremo ancora di più perché arriveremo a 2, perché Aquila ci farà tinnare. Attenzione perché Artò su Hjalmar, ok, per fare 2 danni su Fucsia. Wow. Leader su Bear Witcher. Quindi mi ha detto voglio fare colpo di grazia su Fucsia. Ok. Allora, mi ha detto voglio fare colpo di grazia su Fucsia. Ho un modo per ammazzare Fucsia, io no. Non ho modo per ammazzare Fucsia, però posso settarmi la sete di sangue 3 per dopo. Quindi posso fare Aquila, mandare basso Terranova, oppure posso mandare Hjalmar a 1 e fare due danni sul terreno. Probabilmente sì, probabilmente sì, probabilmente questa è la giocata. Andiamo a giocare le mie lanciera. The Mother Goddess, she give us and takes away. Va bene. Siamo avanti, noi ancora non abbiamo usato il leader. Non penso che sia una situazione bellissima. È vero che Fucsia può andare a rigiocare uno Skjall. Skjall è probabilmente il target su cui sparerò con East. Ok, questa l'avevamo intuito che era la sua intenzione. Questo è il mio Morkvarg. Decide di fare il dramma. Decide di fare Drummond. Le sue ultime due carte potrebbero essere Lidia. Potrebbero essere Lidia Potrei fare East perché se pescassi male scartare il Bear Witcher. Però non ha preso Skjall. Posso aspettare tranquillamente. All that dancing around. It's not for Ci settiamo la sete di sangue 3 per dopo. Siamo un po' indietro, ovviamente, al nostro avversario, ma abbiamo ancora la power play di East. Anche se dovessi pescare Jutta con la pescata, la scarterei e comunque farei leader su Bear Witcher. Quindi l'ipotesi più sfortunata è pescare taglio. Qui arriva Lidia. Please, pay no heed to my Arriva un taglio face. subentrante da 6 punti. Qui proviamo anche a cercare di prendere meno punti dalla Rein mettendo Morkork dietro. Io penso che la sua ultima carta sia Invocation. Questo Morkork è grosso, ci porta a tiro del nostro avversario. Arriva in Invocation da soli 5 punti. Mister Opponent, mi dispiace tantissimo. Ciao, sono East. Sono tornato e sono incazzato, nero come una faina svizzera. Andiamo a sparare il nostro Bear Witcher sulla sua 7
Nilfgaard annichilito. Annichilito. Guarda, ti purifico anche quel bellissimo orso lì, che è purificato, è così tenero. È bello. Signori, il mazzo è tornato. Come vedete abbiamo tinnato a uno. Le abbiamo viste tutte. Abbiamo annichilito Nilfgaard in un round abbastanza lungo. E il mazzo, posso dirlo, anche dopo la partita del video YouTube, è ancora imbattuto. Imbattuto. Quindi non so cosa state aspettando ad andare a craftare il mazzo, a provarlo. Amanti di Skellige, dell'Amarcord, del Warrior. Signori, il Warrior è tornato. Fucuzia ha riportato in vita anche questo archetipo. Fucuzia è una carta completamente rotta che andrebbe rivista. Non, quel nerf è completamente insignificante. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione, una condivisione. Attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e le novità del canale. Noi ci becchiamo tutte le sere, questa sera in live, dalle 21:30 in poi. Bella.